Allora, eccomi qui, sono al tavolo, vi ho messo su una base che così posso parlarvi tranquillamente, spero di essere breve, veloce e chiara soprattutto. Allora, io come potete vedere sono sparita per un po', ho caricato forse l'ultimo video a ottobre, se non sbaglio, che era quello di Halloween. E dopodiché sono proprio sparita. Sono sparita proprio con l'idea di poi cancellare il canale. Ho ricevuto purtroppo degli insulti, poi vi spiegherò meglio. Ma prima volevo dire una cosa. A me fa, non dico rabbia, però è davvero triste, davvero deludente che ci possa essere ancora oggi tanta gente che dietro a una tastiera, a un cellulare, dispositivo, computer, quello che volete, debba scaricare la propria rabbia, la propria frustrazione, il proprio suo malessere, il suo non modo di essere felice con altre persone, lo debba scaricare su persone come me o tanti altri che decidono di mettersi sui social per cercare di far compagnia ad altre persone. Io ho un canale che è minuscolo, è microscopico, sono veramente una goccia nell'oceano proprio. E a me va benissimo così, non pretendo grandi cifre, anche perché se volevo grandi cifre trovavo un altro modo per fare più follower, per fare più iscritti, ma non è questo il mio obiettivo. Grazie a Dio ho un lavoro che mi permette di mantenere sia me che i miei figli, e quindi a me va benissimo così. Questo era semplicemente un passatempo, una passione, un mio momento di svago che volevo condividere su YouTube. E evidentemente c'è gente che non sa apprezzare neanche queste cose. Non ho mai mancato di presunzione, potete vedere tranquillamente i miei vecchi video, che sono una persona super mega semplicissima, non ho mai preteso davvero assolutamente niente, ed è molto molto triste che ci sia gente ancora oggi che deve, o meglio, si sente in dovere e in diritto di insultare gente così a caso. Gli insulti purtroppo li ho ricevuti da dei ragazzini che per diciamo prendere di mira mio figlio si sono scatenati su di me. Non so come è uscito fuori che io avevo un canale YouTube. E diciamo, per colpire mio figlio, sono andati a prendere i miei video. Ora, io sono adulta e certe cose me le faccio scivolare via. Mi dispiace molto per questi ragazzini, però voglio dire una cosa ai genitori, ma anche al mondo degli adulti. Punto 1, cari genitori, state più vicino ai vostri figli e insegnateli che dall'altra parte ci sono degli esseri umani, esattamente come loro, esattamente come voi. Che gli insulti, anche se arrivano a un adulto, possono fare male, soprattutto se gli insulti arrivano a te, ma è per colpire comunque un membro della tua famiglia. Insegnate veramente il rispetto ai vostri figli, e
Insegnateli che nel mondo ci sono tante culture diverse. Insegnateli veramente a stare in una società che già di per sé fa schifo, che non tutti possono essere uguali come di colore, di aspetto, di religione e così via. Veramente è un messaggio che io mando ai genitori. Insegnate per favore il rispetto ai vostri figli. Purtroppo, senza il rispetto, il mondo non va avanti e si vede perché poi partono le guerre e tutto quanto, ma non voglio entrare in merito a queste cose. E un'altra cosa, anche il mondo degli adulti. Ci sono tanti adulti che vedono un video, vedono una persona, un personaggio noto, qualsiasi persona si decida di mettersi sui social, scusate, automaticamente chi è dietro allo schermo con una tastiera pensa di avere il diritto, il dovere di sentirsi padrone di insultare così in modo gratuito quella persona. Io dico, se quella persona non vi piace, non vi piace per come parla, i propri contenuti, perché dal zero è riuscita a fare soldi e così via, andate su altro, non c'è bisogno di prendere in mano un cellulare o qualunque altra cosa avete in casa e di sentirvi liberi di insultare così la gente. Ripeto, dall'altra parte dell'obiettivo c'è e ci sono delle persone reali, esattamente come voi, che quindi tutti gli insulti che arrivano soffrono. E niente, io volevo dire solo questo. Comunque ci ho ragionato molto, ci ho ragionato tanto. Il canale non lo chiuderò perché comunque è una cosa che a me piace, che mi fa stare bene, è una mia passione, è un mio momento di svago dai problemi e dalla vita quotidiana. E se il mio piccolissimo, inesistente canale può far piacere, può far sorridere altre persone, io continuerò a fare video, anche perché ho ricevuto dei messaggini che mi hanno fatto molto piacere, dove alcune persone mi hanno detto che mancavo sul canale, che mancava la mia compagnia, quindi questo a me fa molto molto piacere. Questo vuol dire che non è necessario avere chissà quanti iscritti per far felice un'altra persona dall'altra parte. Io continuerò a fare video, sono qui per dirvi che sono ritornata, ci ho ragionato molto nonostante gli insulti. Ed è una parte che molto, tra virgolette, bisogna accettare una volta che decidi di metterti sui social. Però ricordatevi a tutti quelli che, sia quelli che fanno video, sia quelli che guardano qualunque genere di video su qualunque social, ricordatevi che dall'altra parte di un qualsiasi obiettivo, di un qualsiasi dispositivo, ci sono dietro delle persone reali che soffrono e hanno una vita quotidiana esattamente come la vostra. Niente, io spero di non avervi annoiato, ma ci tenevo a dire questa cosa. E a quei ragazzini che hanno tentato inutilmente di ferirmi, ci sono altri modi per divertirsi e non è quello di insultare dietro a un cellulare. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo molto 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 presto con nuovi video, sempre qui su Casa e Dispensa. Mi raccomando, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento che cosa ne pensate del mondo social e di chi così in modo gratuito pensa di poter insultare la gente. Ciao a tutti!